in cui sa ancora credere in quel sogno che 20 anni fa il presidente Berlusconi ha lanciato, quello di lanciare una politica liberale che sappia cogliere le esigenze e i bisogni dei cittadini. È chiaro che bisogna fare anche un'analisi di quello che sta succedendo. Oggi è nato il primo governo Renzi, il terzo governo che passa dentro la stanza di un palazzo e non attraverso un'elezione democratica. Io mi auspico perlomeno che a forza di costruire governi dentro le stanze, prima o poi qualcuno si ricordi anche che fuori c'è un popolo che lavora, che produce e che deve essere legittimato attraverso delle elezioni per poter scegliere i propri rappresentanti politici. Altrimenti è chiaro che qui non andiamo più da nessuna parte, troveremo sempre qualcuno che decide per noi e subiremo sempre le scelte di altri. Poi mi piacerebbe fare un passaggio per quanto riguarda la città di Bergamo. Noi siamo sempre stati i primi sostenitori del sindaco Franco Tettorio. Già 5 anni fa con te abbiamo aperto la campagna elettorale al Tettorio Point in via Porfuro, dove c'erano tantissimi giovani, e anche quest'anno abbiamo voluto darti una manifestazione di affetto e di sostegno nei tuoi confronti. Bisogna anche essere sinceri, 5 anni sono state fatte tante cose buone, qualche errorino è stato fatto, ma io penso che ci sia tutta la volontà di rinnovare una squadra, chiaramente partendo da un entusiasmo nuovo e da energie nuove. Ho apprezzato tantissimo la tua intervista di oggi, perché vuol dire che hai bene presente il lavoro che c'è da svolgere. Devi sapere che tutti i giovani che sono qui presenti e che ci saranno in campagna elettorale sono pronti a sostenerti con i social network, con la comunicazione. So che tu non sei molto amante dell'internet, però stai imparando, ci stai mettendo del tuo. Da oggi partirà l'hashtag Forza Tettorio, Forza Bergamo. E quindi allora, ecco, lasciami dire questo: noi siamo qui, non chiediamo un rinnovamento perché abbiamo la sensibilità di capire che tutte le esperienze che hanno dato molto vanno tenute in considerazione, ma allo stesso tempo ti chiediamo di guardare al futuro guardando i giovani, le nuove energie, le nuove leve che si stanno facendo avanti e ti possono dare un grande contributo in campagna elettorale, ma anche in una squadra amministrativa che sia competente e che porti avanti le istanze della nostra gente, perché i nostri concittadini oggi chiedono quello che chiedono da una vita: di limitare la elevata tassazione e di dare loro la possibilità di poter lavorare. È chiaro che quando noi riusciremo a portare avanti questa battaglia, allora riceveremo ancora più sostegno e Forza Italia non sarà al 25%, ma sarà al 40%, al 50%. Allora chiudo e lascio la parola agli altri. Caro Franco, noi siamo qui, quando vuoi sai che siamo a disposizione, preparati perché questa non sarà la prima e l'ultima manifestazione che ti organizzeremo, e quindi inizia a salire sulla bicicletta perché ci vai spesso, perché noi ti verremo dietro e correremo insieme a te. Grazie a tutti. Bene, adesso abbiamo sul palco una donna, la nostra responsabile delle donne in provincia di Bergamo.